Eccoci di nuovo insieme, cari amici, a, alla scuola del Maestro di Gesù di Nazareth che ci parla sempre attraverso la sua, la sua parola, una parola che va, che va gustata, una parola che è fragrante, una parola che oggi ha il gusto delle beatitudini, il gusto del discorso della montagna, Gesù parla ai suoi discepoli, ma soprattutto parla alla folla. Si sedette e inizia ad insegnare. E il suo insegnamento è straordinario, è un insegnamento che è comprensibile a tutti e inizia col dire così, beati quelli che sono poveri di spirito perché di Dio perché di loro è il regno dei cieli, beati coloro che stanno nella tristezza, perché Dio li consolerà, beati quelli che non sono violenti, Dio darà loro la terra promessa, Be beati quelli che hanno compassione degli altri. Ecco, è un decalogo delle, delle beatitudini è un susseguirsi del crescere della vita cristiana, della nostra vita spirituale, una vita che deve essere impregnata delle beatitudini. Chi è beato, non solo chi fa opere, opere buone, è beato colui che mette in pratica gli insegnamenti del Signore. Ecco, potremmo eh, citare una, una delle fonti. Che, delle fonti bibliche dove mentre Gesù passa attraversa la città una donna esce dalla folla e dice ed esclama a gran voce beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha, che ti ha nutrito ognuno di noi è beato è beato perché è stato creato da Dio e siamo stati generati alla fede una fede che ha il sapore delle beatitudini, di questi insegnamenti che ognuno di noi dovrebbe avere, io direi, dietro eh, la porta della propria, della propria camera e ogni qualvolta si esce sarebbe bello poter, eh, poterle leggere. Così ci, ci ricordiamo che dobbiamo essere beati, non nelle parole, ma nei fatti. Avere lo spirito delle beatitudini significa avere in sé quel Dio che a noi si è, si è donato, in un modo del tutto, del tutto gratuito. Beati siete voi, conclude così il Vangelo di questa quarta domenica del tempo ordinario. Beati siete voi quando vi perseguiteranno e vi insulteranno. Quando dicono falsità e calunnie sopra di voi, chi nella vita non ha subito falsità, chi nella vita non ha subito calunnie, ma il cristiano è chiamato ad andare oltre, a vedere dietro, a vedere quello che il Signore gli chiede in un modo forte di seguirlo, di amarlo sempre di più. Lasciamo via. Perciò, la, la cattiveria, le calunnie, riempiamoci delle beatitudini che sono il potremmo utilizzare in linguaggio musicale: il pentagramma, attraverso il quale ecco, le note, in questo caso. Le beatitudini creano un'armonia e alla fine questa armonia ci permette di elevare un canto di lode al Signore. Buona domenica a tutti e che lo Spirito Santo ci aiuti a, ad interiorizzarle e poi attuare e attualizzare quello che sono gli insegnamenti di Cristo nella nostra vita.